Buonasera e ben trovati nuovamente dal Museo del Risorgimento di Faenza, dove prosegue il nostro viaggio con le imprese in Givers Gains BNI Economia Collaborativa. Oggi parliamo con Pi Greco Apprendimento e con noi Laura Emiliani, che è la coordinatrice di questa APS, giusto? Giustissimo. Come siete nati? È un'associazione di promozione sociale. Pi Greco è nata principalmente per venire incontro a tutti gli studenti che hanno bisogno di un ambiente dove poter studiare in tranquillità, affiancati da persone preparate con cui si possono sentire sempre a loro agio. È un'associazione, quindi nasce da un'unione di volontariato e tecniche di insegnamento. Noi ci basiamo moltissimo sui principi di mediazione Feuerstein, insegnateci dal centro CAM di Rimini, oltre che la formazione continua tramite i centri Erickson. Questa, diciamo, è la fusione fra competenza, tecniche di studio e volontariato hanno dato origine a Pi Greco Apprendimento. Ed è assolutamente vietato parlare solo di ripetizioni perché fate molto di più. Sì, assolutamente, è vero, ripetizioni ne facciamo, seguiamo al momento circa 400 studenti che hanno bisogno di preparazione, ma è un piccolo pezzo di quello che facciamo. E ci sono anche i cosiddetti CRE estivi, le esperienze estive. Adesso la regia ci passa anche alcune immagini straordinarie di Brisighella, giusto? Assolutamente, i CRE estivi li facciamo sia a Questa è Faenza che a bellissima, questa Brisighella. immagine. Questa è una delle gite in cui la nostra educatrice Manuela Vareschi di Brisighella porta i bambini a scoprire il sentiero 505, in questo caso, che unisce Brisighella a Faenza. Queste due città si sono unite, per quanto ci riguarda, un paio d'anni fa, proprio 2 mesi prima del Covid, come periodo storico, perché a Brisighella abbiamo trovato un circolo arci con cui collaborare, ma soprattutto una persona incredibile, Emanuela, psicologa specializzata in arte terapia che vive a Brisighella dal 2005 e che gestisce spontaneamente in totale autonomia tutti i nostri servizi presso Brisighella. Cosa vuol dire per voi attività di volontariato? Vuol dire organizzare laboratori, organizzare servizi che possano arrivare gratuitamente a quanti più studenti possibili. In particolare a Brisighella, quest'anno in collaborazione con il Circolo Arci, con l'associazione SEMI, con Ricercazione, perché si cerca sempre di lavorare in rete con il volontariato, abbiamo organizzato tantissimi laboratori, sia diciamo, laboratori per le emozioni dei ragazzini, no, che sono usciti da questo periodo di Covid, ma anche laboratori, che ne so, di informatica per riappassionarli anche manualmente al software, all'hardware. Organizziamo laboratori per le tecniche di studio per insegnare anche ai genitori come si insegna ai propri figli. Ecco, questo per noi è un Quindi po' il volontariato. 0-100 a livello di età. 0-100 a livello di età e anche di collaborazione. Proprio con la cooperativa 0-100 lavoriamo con richiedenti asilo minorenni in percorsi di socializzazione, di insegnamento dell'educazione storica e civica, passando attraverso l'arte, il gioco e tutto quello che li può appassionare. Se dico mandala, che poi adesso passa, ecco, queste sono ancora immagini del laboratorio di Brisighella, giusto? Esattamente, questo è un laboratorio sulla pace, sono barattolini di sabbia colorata ispirati a questo periodo storico, ecco, a Russia e Ucraina, sempre idee della nostra educatrice Emanuela per, insomma, non parlare solo di studio con i bambini, ma anche di quello che stanno vivendo in questo periodo. E se dico mandala, intanto che passano altre immagini delle vostre attività? Certamente, mandala, noi lavoriamo sui mandala delle emozioni, quindi i bambini scelgono i propri colori, a che emozione corrispondono e poi le buttano giù, tutte le emozioni legate alla scuola, sempre sapendo che non esistono emozioni giuste o emozioni sbagliate, ma che è giusto che provino la loro paura, no? L'ansia davanti alle verifiche, è giusto che siano arrabbiati, ma devono imparare come si gestiscono e come comunicarle, sia fra di loro che con le famiglie. Com'è stato il lungo periodo del Covid? Com'è ancora oggi, immagino. I ragazzini ne hanno sofferto tantissimo e non si parla del rendimento scolastico, che è un aspetto che sicuramente c'è ed è importante, ma quando parliamo con i ragazzi di come si sentono dopo il Covid, ci dicono che si sentono soli, che si sentono tristi, che stavano bene anche per i fatti loro. Penso che tutte queste cose siano da tenere in considerazione a scuola, nelle famiglie, che non siano da sottovalutare come si sentono gli studenti post-Covid. E la fascia che ha sofferto di più degli studenti, qual è stata? Quella delle elementari, delle medie, delle superiori? Direi a rendimento scolastico, per quanto ci riguarda, le superiori, ma invece a comunicazione, a sentimenti, le medie, quindi alla primaria di secondo grado sicuramente mi ha sofferto molto, lo si vede nelle forti agitazioni, nelle chiusure, anche nei nostri doposcuola, cioè, insomma.
Voi avete il dopo scuola, il CREA, avete appunto anche questa fetta importante di volontariato. Quanti ragazzi e ragazze naturalmente riuscite a sostenere con la parte di volontariato? Allora, con la parte di volontariato abbiamo seguito dall'inizio dell'anno, quindi parliamo del 2022, all'incirca un centinaio di ragazzi in vari percorsi. Ce ne sono alcuni che seguiamo con delle borse di studio, quindi accessi agevolati a dopo scuola e ripetizione, tanti altri invece con i nostri percorsi gratuiti, che siano laboratori del sabato pomeriggio a Brisighella, piuttosto che del mercoledì e del giovedì pomeriggio a Faenza. In base alla fascia di età cerchiamo di coprire quanti più studenti possibile, ma direi sì, quest'anno siamo su questi numeri. Invece, parlando di risultati scolastici, arrivano? I risultati scolastici arrivano, le nostre statistiche le abbiamo sugli anni in cui si davano i debiti e in cui c'erano le bocciature, ecco, però i debiti estivi abbiamo una percentuale di recupero del 98% all'incirca sul numero di debiti, non sul numero di studenti, e adesso su maggio lo vedremo, ecco, però ne stiamo seguendo molti, cerchiamo di fare dei piani di recupero in cui imparino anche da soli come si studia, come ci si organizza, come si recupera, in modo che idealmente non abbiano più bisogno di noi. Quindi una controtendenza con la logica imprenditoriale, ma voi siete una PS, quindi non è questa la vostra missione di fare per forza utile, no? Non è tenerceli lì per sempre, il nostro obiettivo non è assolutamente quello dell'utile, gli utili che fa l'associazione li si reinveste sul territorio appunto con quanti più laboratori e pratiche gratuite si possono inserire. Laura torna fra poco con noi, adesso parliamo con un'altra importante progettista di Pigreco Apprendimento e poi concluderemo la nostra conversazione con Laura tra poco. Ed ecco noi in questa parte Elisa Emiliani, che è progettista di Pigreco Apprendimento APS, che ci parla di volontariato europeo. Assolutamente. Pigreco è un'associazione nata nel 2017 e nel 2017 ha anche ricevuto l'accreditamento per poter ospitare volontari europei con l'allora programma Erasmus+. Ed è stata la prima associazione ad accreditarsi a Faenza. E così nel 2017 sono arrivati Lina e Pablo, rispettivamente dalla Lituania e dalla Spagna. E questo ha, inaugurato una serie di annualità di progettazione europea. Infatti Pigreco ogni 12 mesi ospita due diversi ragazzi o ragazze che vengono normalmente da Spagna, abbiamo avuto Lituania, abbiamo avuto anche una volontaria dalla Russia, dall'Azerbaigian, e insomma cerchiamo di mantenerci sempre molto attivi e interculturali, anche per offrire a tutti i nostri soci la possibilità di vivere un ambiente ricco proprio a livello di scambio. Ecco, questi ragazzi che arrivano appunto da paesi europei, che tipo di esperienza fanno all'interno della vostra associazione? Beh, il modo facile per dirle è che fanno una specie di servizio civile, cioè come in Italia c'è il servizio civile nazionale, adesso universale, la stessa cosa, l'Unione Europea la offre a tutti i giovani che appartengono, al territorio dell'Unione e ai paesi confinanti. Le due cose non si autoescludono, lo dico perché io lavoro anche all'Informa Giovani ed è un po' una mia fissazione. Se ci stanno ascoltando dei ragazzi che sono interessati a fare il servizio civile, possono fare entrambe le cose, prima il servizio civile e poi il volontariato europeo. Sono due cose non autoesclusive, quindi sono due fantastiche opportunità da cogliere. Bellissima esperienza, un'ultima domanda, poi torniamo anche da Laura. Quanto sono importanti questi bandi europei? Voi ricercate naturalmente dei bandi europei. Ah certo, per noi sono importantissimi. Quindi ci sono nel settore apprendimento, ci sono nella cultura i bandi europei? Anche nel settore gioventù. Ci sono dei bandi specifici e tra l'altro Pigreco l'anno scorso ha applicato sempre nel programma Corpo Europeo di Solidarietà per ricevere fondi per fare un progetto di solidarietà locale che ha coinvolto anche un'altra associazione di Faenza, Aula 21, ed è un progetto che è tuttora in corso e si fanno dei laboratori per l'inclusione tramite lo strumento della fotografia. Della fotografia, perché sono dei ragazzi che si occupano di fotografia. Grazie, esatto. Elisa Emiliani, concludiamo tra poco. Grazie.
E concludiamo il nostro viaggio all'interno di Pi Greco Apprendimento di nuovo con Laura Emiliani per parlare di nuovo di creativi, di formazione e anche di formatori, perché è importante che chi insegna, chi educa sia preparato. Assolutamente, sapere una materia non vuol dire saperla insegnare, penso che tutti quanti abbiamo avuto esperienza in questo senso. Il nostro team è composto quasi esclusivamente da persone under 35 perché abbiamo scoperto che i più giovani sono anche più disponibili a imparare come si insegna, no? Che sembra quasi un gioco di parole, ma insegnare a studiare e imparare a insegnare sono due abilità molto molto importanti. Ad esempio tutti i nostri educatori e i nostri insegnanti, si parla di un team al momento di circa 35 persone, fanno continuamente formazione sulle tecniche di insegnamento. L'ultima formazione che abbiamo avuto è stata una lezione simulata in cui gli educatori a vicenda provavano in questo caso a insegnarsi matematica e storia in modo da vedere sulla propria pelle proprio cosa vuol dire dover studiare una materia in cui si fa particolarmente fatica e quali sono le strategie che si possono mettere in campo. Quindi era una specie di sfida questa. Sì, era una specie di sfida fra due dei nostri insegnanti, Angelica e Alessandro in particolare, che si occupano sia di lezioni che di doposcuola. Sulle attività estive invece cosa proponete a parte la ripetizione? Quanto è importante avere un rapporto con questi ragazzi oltre all'educare e allo studiare? Certamente, dal 13 giugno cominciano i nostri CREA estivi sia a Faenza che a Brisighella con due temi molto diversi. A Brisighella i ragazzi si divertono a esplorare e quindi si hanno le gite in grotta guidate dal ranger, le visite al fiume, le cacce al tesoro fra la rocca e la torre di Brisighella. E mentre Faenza è basata sulle STEM e quindi imparare la scienza divertendosi e senza rendersi conto di stare imparando effettivamente qualcosa. E quindi si gioca a programmare dei robottini, si gioca con la chimica, si va a fare la visita a Palazzo Bendandi, alla palestra della scienza, si provano le macchine dei fulmini. Si cerca di farli appassionare sempre con l'idea del divertimento alla base. Questo in piccoli gruppi in modo che poi ci sia anche no, la possibilità di legarsi, di avere nuove amicizie che nascono in questo periodo in cui la relazione è fondamentale. Quindi tornare a fare relazione sociale sì. Praticamente, tornare a parlare se vogliamo. A parlare, a giocare, a fare le acquate, tutte queste cose che in estate sono fondamentali. E un po' a guardarsi negli occhi, non attraverso il monitor, attraverso la televisione che è stato un periodo molto difficile. Grazie Laura Emiliani, buon lavoro a Pi Greco Apprendimento, è bello sentire gli under 35, io non faccio parte di questa categoria, però è importante perché poi se le generazioni sono vicine forse dialogano meglio, è un po' questo il discorso. E fanno meno paura, che con la scuola bisogna sempre tenerlo in considerazione. E fanno meno paura, anche se però prima è stato detto che la paura della verifica, l'ansia della verifica è normale, bisogna saperla affrontare, giusto? Ma il pomeriggio, se riusciamo ad abbassare un po' l'ansia e la paura, è meglio. Bene, a tra poco! E continuiamo il nostro viaggio all'interno del capitolo Maioliche di BNI con Stefania Valtancoli, direttore del reparto ricerca e sviluppo di Beta Formazione. Siamo nella splendida cornice del Museo Risorgimento, nella Sala delle Giubbe, e parliamo ancora di formazione, come volendo abbiamo fatto anche nella prima parte. Di cosa si occupa Beta Formazione? Intanto buongiorno a tutti. Beta Formazione è un ente di formazione professionale accreditato, perché ci rivolgiamo ai professionisti iscritti all'albo e siamo accreditati direttamente dai consigli nazionali, quindi ingegneri, geometri, architetti, periti industriali, periti agrari, agronomi e geologi. Quindi è una formazione. Tutte le grandi formazioni. Sì, perché come è noto, tutti i professionisti, oggi ormai professionisti iscritti all'albo, hanno l'obbligo formativo. Nel 2013 è esplosa la formazione continua anche in Italia e questo ha consentito anche ad alcune categorie che fino ad allora erano esenti dalla formazione obbligatoria, sto parlando dei CFP, ovvero dei crediti formativi professionali, e quindi da quel momento invece, essendo diventata obbligatoria, hanno dunque la necessità di acquisire crediti formativi
entro l'anno e questo consente poi loro di mantenere la propria iscrizione all'albo e quindi di continuare a esercitare la propria professione. D'altronde è giusto che ci sia una continua formazione, certo, nelle professioni. E come avete affrontato il periodo del Covid? Perché voi avete, poi vedremo anche alcune immagini delle aule attrezzate, ma voi siete molto organizzati anche per, sì, l'online. A dire il vero, noi lo eravamo fin da prima che ci fosse il Covid, per cui senza presunzione dico che non siamo stati colti, come dire, impreparati a questo. Anzi, potrei dire che a causa del Covid, dove poi la maggior parte della formazione, soprattutto delle istituzioni, ha dovuto aderire a questo tipo di modalità, ha fatto sì che molte più persone fossero sensibilizzate rispetto alla didattica a distanza. Vorrei fare una precisazione proprio riguardo alla FAD, perché è noto spesso che si fa un po' di confusione. Bisogna distinguere quello che è online o il webinar o l'audio videoconferenza dall'e-learning, perché sono due tipologie di modalità di didattica a distanza, ma che vengono, diciamo, erogate in modo diverso. Mi spiego meglio. Per quanto riguarda il webinar, l'audio videoconferenza, si parla comunque di lezioni in diretta e comunque dove c'è un'interazione, c'è un calendario delle lezioni, ci sono degli orari prestabiliti, però ogni partecipante, ogni discente e dunque anche il docente si trova come spazio anche a casa propria o presso il proprio studio. Infatti noi che operiamo a carattere nazionale spesso abbiamo più discenti, più partecipanti a quel corso in quella stessa ora, in quello stesso giorno, che però sono sintonizzate da regioni diverse su tutto il territorio. Quindi questa è la modalità a cui facevo riferimento, webinar, videoconferenza. Per quanto riguarda invece l'e-learning è un tipo di modalità di fruizione dei corsi dove le lezioni vengono registrate. Infatti noi abbiamo anche uno studio di registrazione dove i nostri docenti vengono direttamente a registrare le lezioni per tutti i nostri percorsi formativi. Quindi qual è il vantaggio dell'e-learning? È che le lezioni si possono iniziare, sospendere, quindi interromperle, riprenderle da dove sono state appunto interrotte, e quindi questo fa sì che ogni discente abbia la possibilità di gestire il proprio tempo e il proprio spazio e quindi seguire corsi anche che serviranno per acquisire quei crediti formativi professionali a cui accennavo poc'anzi, ma non togliendo spazio e tempo più che altro a quella che è la propria attività lavorativa. Poi naturalmente, facendo anche l'e-learning, è obbligatorio fare il piccolo test di passaggio, quindi cioè, c'è anche la sicurezza di aver imparato, non è che uno lancia la registrazione e poi va a fare la spesa. Certo, anzi, è doveroso proprio aggiungere il fatto di avere gli accreditamenti, significa per noi seguire delle determinate linee guida dettate proprio dai consigli nazionali, e sono loro che ci impongono, diciamo per così dire, anche dei test da inserire all'interno dei moduli dove sono contenute le lezioni, e anche decidendo ogni quanto tempo e per quanto tempo, e il numero anche dei test. Quindi il discente, prima di accedere al modulo successivo, deve necessariamente rispondere esattamente alle risposte di quel modulo. Certo. Abbiamo parlato molto di questa formazione a distanza, che naturalmente nel Covid, ma Stefania Valtancoli ci ha spiegato che eravate già preparati, anzi.
tornate in presenza, siete tornati in presenza, quanto è differente fare comunque anche il corso dedicato in presenza? Allora, per il momento le lezioni e i corsi in presenza ci vengono richiesti dagli ordini professionali, perché noi siamo anche, abbiamo delle collaborazioni e delle convenzioni con quasi 160 ordini professionali provinciali, dunque sempre su tutto il territorio nazionale e sempre riferite a quelle categorie. Quindi in questo momento abbiamo richieste da parte degli ordini di svolgere delle lezioni, di approfondire delle tematiche specifiche, non so, per i geometri di Roma, presto faremo col Collegio dei Geometri di Roma delle assemblee, degli eventi specifici rivolti solo a loro. Una decina di giorni fa eravamo ad esempio a Vicenza al Collegio dei Periti Industriali, quindi in questo momento c'è questa necessità. Poi non è escluso che anche in futuro si torni tranquillamente in presenza anche per tutti i discenti, ecco. Abbiamo visto qualche foto che stanno passando delle aule, sì, della sede, perché la sede principale è a, sì, Lugo di Romagna, no? Sì. Però chiaramente a seconda delle richieste riuscite a organizzare dei corsi anche localmente, certo, no? Per gli ordini, certo, che ve li chiedono. Le nostre aule sono utili laddove il corso prevede l'esame finale, come ad esempio il corso per certificazione energetica degli edifici o coordinatore sicurezza nei cantieri. Ci sono alcuni esami, alcuni corsi che hanno poi l'obbligo, prevedono l'obbligo di dover sostenere un esame finale per poter ottenere l'attestato valido, e quindi capita che i partecipanti abbiano seguito le lezioni del corso in e-learning, quindi comodamente a casa propria, e poi a loro viene inviato un calendario degli esami che sono stati programmati nel corso dei mesi, e poi in base alle loro esigenze e quando decidono di voler sostenere l'esame terminano per tempo il corso. Cosa vuol dire poi il ruolo di Stefania Valtancoli, direttrice del settore ricerca e sviluppo, research and development, no? Sì. Cosa vuol dire all'interno di Beta Formazione questo settore? Intanto è un reparto che non seguo da sola, chiaramente, ma mi avvalgo della collaborazione di persone, di ragazzi esperti, che seguono tutta la fase della progettazione, dall'inizio fino alla fine. L'inizio è dalla selezione, ricerca e incarico, quindi, di docenti, professionisti, iscritti all'albo, che abbiano il loro studio, in modo che siano docenti che esercitino la loro professione e quindi possano poi nell'ambito dello svolgimento della docenza svolgere il corso chiaramente in maniera pratica, dando un taglio pratico e applicativo. E poi dopo la registrazione avviene l'inserimento dei test di cui parlavamo prima e il montaggio del corso, perché noi ci occupiamo di tutto quello che riguarda la creazione del corso, quindi il montaggio, poi chiaramente bisogna inserire il corso con il programma anche nel sito e poi nella piattaforma, chiaramente, in modo che sia fruibile poi a tutti, piattaforma che è ovviamente certificata. Un'ultima curiosità italiana: la formazione obbligatoria è partita, cioè all'inizio della trasmissione, sì, 2013. Siamo un po' più indietro rispetto agli altri stati europei. Abbiamo recuperato magari questo gap o no? O sì, siamo più avanti? No, eravamo sicuramente un pochino più indietro, però direi che abbiamo ampiamente recuperato. La formazione, noi almeno, per come noi intendiamo la formazione, la intendiamo come un aggiornamento continuo, ecco perché la formazione continua. L'aggiornamento professionale è fondamentale,
perché cambiano le norme, cambiano appunto le leggi e un professionista competente non può non essere informato e formato su quelle che sono le novità. Poi, vede, la formazione per quello che riguarda anche il web, per quello che noi cerchiamo, vediamo anche sul web, si distingue in quelli che sono quattro ambiti, quattro aspetti, che sono appunto i crediti formativi e quindi la necessità di acquisire questi crediti per mantenere la propria iscrizione all'albo, e poi ci sono le abilitazioni che comunque prescindono dai vari titoli di studio acquisiti, come ad esempio anche il corso di agente di commercio, comunque è un corso abilitante e chiunque voglia svolgere questa professione deve comunque seguire un corso di oltre 120 ore e sostenere un esame. E poi ci sono le certificazioni, cioè le certificazioni delle competenze, perché ai sensi ad esempio della ISO 17024, che è la certificazione delle professioni, questo fa sì che si attesti quello che viene definito il saper fare, quindi le vere competenze, un ente super partes, un organismo di certificazione che attesta che quel professionista è davvero in grado di svolgere nella pratica le proprie competenze. Poi ci sono i contenuti, che dovrebbe essere, se vogliamo, il principio nobile della formazione, cioè avere quella voglia sempre di imparare e conoscere cose nuove, però diciamo che ultimamente è più passato in secondo piano, anche se è ancora molto presente. Grazie a Stefania Valtancoli che ci ha portato nel mondo della formazione, grazie per essere stata con noi. Grazie. Dalla splendida sala delle Giubbe del Museo del Risorgimento di Faenza per questa settimana è tutto, buona serata.